È tutto chiuso perché fa un caldo, ragazzi. Allora, fuori ci sono 37 gradi. Ho su solo questa maglietta e sotto il costume perché sono stata fuori un po'. Allora, adesso voglio farvi. Ho già preparato il basilico e lo sto lasciando asciugare, lavato e tutto. E però lo facciamo dopo con gli idoli. Adesso vi faccio vedere la ricetta delle zucchine, del carpaccio di zucchine, perché stasera io mangio quello. Matteo gli faccio le scarpine, io mangio. Vi farò vedere il mio attrezzino nuovo. Questo qui l'ho preso al Carrefour e fa due tipi di tagli, o a julienne o a spirale. Io lo farò a spirale, però se uno non ha, per intenderci, se uno non ha, oh cavoli, non ha questo attrezzo qua o qualcosa per farle, va benissimo un coltello, uno può usare anche il coltello. Allora adesso vi abbasso così vedete il lavoro. Ho già provato con una per vedere perché non sapevo da che parte si faceva. E voilà. Io gli tiro via un pochettino, se vedo che ha delle parti, ma non ne ha brutte, bella. Dunque, proviamo. Ah, non vedete? Aspettate che li abbasso ancora un po'. Ecco. Vado a metterla dentro e semplicemente giro. Viene molto fine, quello che voglio io, perché io la voglio molto fine per fare il carpaccio. Se dovete usare il coltello dovete fare delle fette molto 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 fini. Vedete? La affetto così e viene uno spettacolo. Poi si va a mettere il tappo. Per farla tutta fino alla fine, ma è comodissimo, l'ho presa da Carrefour. Ma adesso vado a inserirne un'altra e vediamo se così, però un pezzo rimane, eh. Aspettiamo, vediamo un po' così. Esatto, così è perfetto. Basta. E questo viene il torsolo. Vedete? E un pezzettino rimane così. Ma questo più lo taglio, al massimo lo vado a far cuocere come quando faccio. Cavoli, ma è comodissimo ragazzo questo attrezzo, eh. Adesso io vado avanti a tagliare, poi ci vediamo dopo ragazze. Eccoci di nuovo qua ragazze. Allora, le zucchine sono venute bellissime. Dunque ragazzi, io se lo trovate in giro, io l'ho preso al Carrefour, se lo trovate ve lo consiglio. Ed eccoci di nuovo qua ragazze. Allora, le zucchine sono tagliate, sono venute bellissime. Adesso andrò a preparare in una ciotolina un pinsimonio, se si dice così. Allora, olio, limone e un pizzico di sale. Aspettate che lo prendo. E poi andrò ad aggiungere questo che io mi trovo benissimo, è buonissimo ragazze, è aceto di mele con zenzero e lime, gli dà un gustino che a me piace un sacco. Allora, prepariamo la ciotolina. Allora, mettiamo un po' di olio, un pizzico di sale, ma proprio pochissimo, un pochettino di limone. Che profumino che hanno questi limoni. Poi gli metto anche un pochettino di origano io, perché a me piace un sacco l'origano. Pizzichino di origano. Poi, non ho finito, vado a mettere dell'aglio, io ne uso tantissimo anche questo, è l'aglio quello nuovo, eccolo qua. Ce li ho tutti e due i tipi, sia l'aglio normale che
che l'aglio col peperoncino. Oggi userò solo l'aglio. Ecco, questo mi piace proprio. Questo andrà a dare una spruzzata proprio su sulle verdure. Facendo girare il piatto così va da tutte le parti. Ecco. Adesso con una forchettina bisogna aggiungere ancora un pochettino d'olio. Ecco. Con la forchettina vado a mischiarlo. E vado a farglielo cadere sopra. Se io di solito lo preparo una mezz'oretta prima di mangiarlo, così ha il tempo di assorbire bene le zucchine, di prendere proprio il gusto. Ma è una cosa spettacolare, ragazzi. Passo lo passo dentro così raccolgo tutto quello che rimane dentro. Vado a dare ancora una spruzzatina. Questa bottiglia quando sarà finito la terrò perché sarà molto comoda, perché vedete, lo puoi svitare e lo userò per l'olio. Non ho intenzione di metterci dentro l'olio qua, così posso sempre usarlo. Mettiamo ancora un zucchino, ancora un po' di olio. Adesso andrò a metterlo in frigorifero, ragazze, e questa è la mia cena. Adesso vado a farmi una doccia e poi preparo il pesto. Ciao ragazze!